Mettiamo il riso già cotto e raffreddato dentro una ciotola grande. Prendiamo tutti i chicchi in questo modo. Poi, man mano, aggiungiamo gli ingredienti che abbiamo preparato. Qua abbiamo preparato pomodori, che Mozzarella, olive, prosciutto cotto, capperini. sono di qua, non so se si Sì, vedono. si vedono. Già tutti tagliuzzati, quindi piano piano. Non vi preoccupate, dopo andremo a mescolare tutto. Chiedo sito. Capri che scendono? Ah, è un'uscita privilegiata loro. E ora il Dov'è tonno. il riso però? È sotto. E ora il tonno. Risultato finito. Buon appetito! Si prendono tre zucchine, si sbucciano, poi si tagliano a rondelle, si mettono in una padella con un po' di olio. Esatto, e un po' di acqua, un bicchiere di acqua. Invece, nel mentre che poi le zucchine cuociono, anzi, prima che le zucchine cuociono, facciamo bollire un po' di acqua in un pentolino e ci buttiamo dentro due manciate di riso. Mettiamo le due uova. Questo è il risultato con zucchine e riso. Ora incorporiamo le due uova. Mescoliamo. Ora trasferiamo il composto nella pasta sfoglia. Poi dopo andremo a sistemarla meglio. Risultato ottenuto, ora si prende e la si inforna per A 180 gradi, non mezz'oretta, sei ancora più lontana. aspettiamo. Ed ecco la torta al taglio. Falla vedere anche qua, guarda quanti.